Pagina Sport, ben ritrovati cari telespettatori. Dunque, ora l'attenzione è tutta sulla data in cui si potranno riprendere le competizioni agonistiche per le squadre umbre, soprattutto per quanto riguarda ovviamente il calcio e il volley, dove la città di Perugia può contare due squadre in Serie A. Ne abbiamo parlato col presidente della SIR, Gino Sirci, che punta ad una ripresa rapida, congelando la classifica e passando direttamente ai playoff. Sentiamo le sue parole. Allora, la pallavolo è un grande sport che ha lasciato da grande sport un po' tutti quanti con la bocca asciutta, perché sia maschile che femminile ha staccato di giocare alla fine di febbraio. Questo, diciamo, questo oltre un mese, diciamo, di digiuno senza volley ci fa molto male a tutti, fa molto male a noi, ai dirigenti, ai giocatori e anche e soprattutto, quindi, penso ai tifosi. Stiamo decidendo in questi giorni di chiudere la regular season, quindi un po' vedere di congelare la posizione, diciamo, delle varie società secondo quello che era l'ultima partita e da lì, diciamo, poi ripartire quando sarà il momento, quindi con un playoff che potrebbe cominciare a giocarsi intorno alla metà di maggio e che potrebbe durare fino quindi maggio e giugno. Non tanto luglio, perché luglio farà caldo, quindi ci sarà un problema, diciamo, dentro. Io penso che se non sarà un mese e mezzo, come ho appena detto, ma anche solo un mese di giugno, secondo me potrebbe esserci, diciamo, una già ci si potrebbe accontentare e ci si potrebbe accontentare anche se si giocherà a porte chiuse eventualmente, perché io penso che lo spettacolo del volley, anche se visto in TV magari da lontano, è troppo bello, e con me saranno secondo me d'accordo tutti quelli che sono i nostri, diciamo, tifosi. Questo, diciamo, di giocare a porte chiuse, io penso che è il desiderio intanto dei presidenti, anche quello, diciamo, quindi in sicurezza dei presidenti, dei dirigenti, dei giocatori, degli sponsor e degli spettatori.